Il secondo relatore è Alberto Fiore, è anche lui dirigente scolastico di T. Ferraris di Napoli, è stato responsabile di vari progetti che riguardano l'uso di risorse digitali, quindi gli do la parola. Grazie. Buonasera a tutti, innanzitutto Alfredo, Alfredo Fiore, mi scuso. Comunque il mio è un intervento velocissimo per quanto riguarda la prima parte perché vorrei darvi un esempio di sperimentazione effettuata nel nostro istituto. La mia esperienza è non soltanto dirigente dell'IS Ferraris di Napoli ma anche dell'istituto comprensivo, quindi conosco le entrambe le realtà e quindi so quali sono le difficoltà. Incominciamo subito col dire che chiaramente nasce con la seconda diapositiva, per piacere, grazie, che il Ferraris ha maturato quella sua esperienza per quanto riguarda la FAD, cioè la formazione a distanza. Ci siamo posti il problema per quanto riguarda le problematiche quando i ragazzi non potevano frequentare scuola. Quindi abbiamo due tipi di formazione a distanza, una sincrona e l'altra asincrona. Vado un po' più lento per non addetti a lavori tecnici, non umanistici. Quindi, puntando appunto su una didattica che vada su una nuova adeguate tecnologie. E fortunatamente siamo, per quanto riguarda rispetto agli istituti comprensivi, e ormai scuole medie e scuole primo grado sapete che non esistono più, siamo più fortunati in quanto, specialmente rispetto ai licei e rispetto quindi sia agli scientifici che ai classici, in quanto abbiamo delle risorse umane interne, come collaboratori scolastici oppure assistenti tecnici, che ci sono di valido aiuto. Il problema che prima il collega enunciava per quanto riguarda il comune, noi ce l'abbiamo con la provincia, però risolviamo il problema con i nostri tecnici. Chiaramente poi è carico del dirigente scolastico, in sede di contrattazione di istituto con il FIS, di poter incentivare e motivare le persone che lavorano per il funzionamento della scuola e chiaramente per diciamo, per il benessere del territorio. Quindi vedete già in diapositiva qua, quindi quello che avevo già precedentemente brevemente accennato, quindi due esperienze, un'aula speciale con impostazione multimediale con Skype e quindi poi abbiamo i pro sono il rapporto diretto docente uno a uno, abbiamo fatto queste due esperienze. L'altra invece, il contro di questa esperienza è stata che una scarsa partecipazione della classe, perché c'era il docente e l'alunno da casa. Quindi chiaramente quello che era il problema dell'aspetto di socializzazione che ci siamo posto all'interno dei dipartimenti, i consigli di classe, nei collegi docenti, nei consigli di istituto, era proprio questo. L'altro invece è stato con la web classe. Sono tra quelli fortunati perché all'interno del nostro istituto abbiamo anche un sistema di videoregistrazione che possiamo anche registrare in streaming diretta. E con la telecamera invece abbiamo visto che ci sono stati degli aspetti relazionali con i compagni di classe. Il contro qual è? È che chiaramente c'è un allungamento dei tempi per quanto riguarda l'interazione didattica. Passiamo alla prossima perché ecco, invece andiamo su quella asincrona. L'asincrona è con il sistema Docebo, che è un learning management system, è un open source, quindi costo zero per quanto riguarda le scuole, quindi una piattaforma e-learning per la formazione a distanza. Perché nasce al Ferraris la FAD? Nasce innanzitutto perché, per rispondere all'idea progettuale contenuto nel progetto Sirio. Il progetto Sirio, voglio ricordare che nacque nel 1994 e la formazione a distanza per gli adulti, le famose 150 ore che poi sono state trasformate e con termine nel 2014. Quindi i lavoratori che non riescono ad arrivare sempre puntuali oppure non possono partecipare alle lezioni, noi utilizziamo questo sistema, utilizziamo proprio per loro, utilizziamo questo sistema di FAD. E quindi si possono oltretutto sperimentare nuove forme di insegnamento, così come riportato nel protocollo del progetto Sirio, che riguarda che cosa? La progettazione volta all'insegnamento sia di tutte le strategie di apprendimento previste nel POF, per quanto riguarda il POF di istituto. Vedete laggiù c'è un esempio che possiamo tratto così, per un esempio, sì, possiamo, ecco qua. La password qui avanti, accediamo. Sì, un esempio pratico di come funziona tutto il sistema, insomma. No, sì, va bene questo qua.
I miei corsi, su in alto a sinistra casetta, poi puoi prendere terza B o quinta A indifferentemente, cortesemente. Materiali. No, vediamo quello di corsi dispositivi disponibili nel portale Unina, perché cioè, questo sono nati con la lezioni, con la collaborazione con l'Università Federico II di Napoli. Uno qualsiasi, il dito di giunzione. Iniziamo la parte relativa ai dispositivi elettronici con la presentazione del diodo aggiunto. Per effetto della temperatura a cui si trova il cristallo, occasionalmente un elettrone si libera dal legame con l'atomo e diventa libero di muoversi nel cristallo. Non vorrei, si deve sapere possiamo anche che questo è un esempio molto raro. Non vorrei tediarvi con questo tipo di lezione, per darvi un'idea di che cosa è, insomma. Non, come si parlava stamattina, di un PDF posizionato all'interno della piattaforma, ma di una reazione proprio interattiva. Quindi andiamo con la prossima, che in effetti è idee e progetti. Noi abbiamo intitolato Connessi e contenti, per quanto riguarda un pochettino tutti, insomma. Quindi il contesto, diciamo, che l'istituto possiede, ho anticipato prima, una rete cablata wired e wireless integrata su due plessi, una sede centrale e una succursale, aperta quest'anno in un mese, attrezzata con laboratori, eccetera, grazie proprio agli assistenti tecnici. Perché devo dire che non è il dirigente scolastico che fa la scuola, ma sono i docenti, collaboratori scolastici, personale amministrativo, tutto. Quindi abbiamo autoprodotto e integrato una gestione per quanto riguarda il registro elettronico. Quest'anno, l'anno precedente, registro elettronico sì, registro elettronico no. Noi abbiamo un nostro software interno su cui lavoriamo, dove i docenti, se con molta semplicità, vengono formati in casa. Le LIM in tutte le case. Quali sono gli obiettivi? La cosa importante è questa, cioè incrementare la produzione di un e-content, cioè un contenitore digitale contenente tutti i moduli che precedentemente, vabbè, non ho fatto vedere tutti per questione di tempo, quindi tutti i moduli e le varie unità didattiche. Poi un repository, quindi abbiamo che cosa? Una biblioteca digitale, in modo tale che anche per quanto riguarda in termini di programmazioni, se per esempio quest'anno in classe terza oppure in classe prima c'è un docente che l'anno successivo non c'è più a scuola per trasferimento, può attingere direttamente da questo contenitore tutta la programmazione senza andare a chiedere di classe in classe oppure ogni volta che si presenta l'occasione nei consigli di classe, e quindi ridurre anche il tempo, non mi ascolto nessun ispettore, per quanto riguarda i consigli di classe, tanto siamo in autonomia, perlomeno lasciateci questa autonomia, insomma. Produrre contenuti digitali fruibili con le nuove tecnologie. E ancora motivare i docenti autori o il gruppo per la creazione di questo contenitore. E quali sono gli indicatori? Ecco, vediamo. La qualità, la pertinenza didattica, la fruibilità docente, la fruibilità alunno. Non dimentichiamo che la centralità della scuola, noi parliamo sempre di docenti, di dirigenti scolastici, ma la centralità della scuola è l'alunno, e l'indice di reale fruizione da parte della comunità. I contenuti, discorso che un pochettino si mi aggancia a questa mattinata, i contenuti saranno validati da un apposito comitato tecnico scientifico, perché abbiamo le competenze, presieduto dal dirigente scolastico, prima di essere accettati, valutati e pubblicati. Con questo finisco il mio intervento dicendo, oltretutto, non è una scuola ricchissima che vive in una Napoli bene, è Napoli Scampia, che chiaramente viene sempre etichettata come un fatto negativo, invece no, ci sono delle ottime risorse. Grazie. Allora, grazie ad Alfredo Fiore.